non so se avete presente che ci sono quelle settimane dove fa caldo, fa un caldo bestia, succede qualsiasi cosa che vi distrae, non vi fa fare quello che dovete fare, quindi nel mio caso i video. Nonostante questo mi sono impegnato per rimanere concentrato e fare i video, fin quando il mio vicino non ha deciso di iniziare a martellare sul soffitto, di trapanare anche la sua famiglia, proprio quando io dovevo registrare, quindi wow. Nonostante questo, comunque, non è stata neanche la cosa peggiore che è successa durante la settimana. Se avete cliccato sul video lo sapete già perché c'è nel titolo e tutto. Quindi vi lascio al video della cosa più bella che è successa durante questa settimana. La vita è una merda. Ciao Echo, ciao. Siamo a casa e ho invitato Echo perché stiamo mangiando i sushi. Siamo io, c'è Echo che è venuto a trovarmi. Ciao, ciao, ciao. C'è Selena, adesso ve la faccio vedere. Eccola là, Selena. Ciao Selena. E poi c'è lui, quel bastardo di merda. È tornato, è tornato quel figlio di puttana. Dobbiamo capire un attimo una cosa. Allora, perché questa cazzo di casa è infestata da queste merde? Da queste merde! Perché poi io da quando è uscito quel video di merda io mi sono informato su sta roba, quindi so che cosa sono, ho letto tutto. Si chiama scutigera questa roba qua, si chiama scutigera. E c'è scritto che si mangia i ragni. C'è proprio scritto si mangiano i ragni, sti cosi. Ho fatto un casino. Allora lo vedi che non sai mangiare il sushi, che non sai aprire due cazzo di bacchette, perché se io le do a lei le bacchette, lei le apre, tu non ne sei in grado. È più forte di me. Io ho ordinato anche per lei, siamo qua in tre a mangiare. Porca vacca, si muove, uccidila, uccidila. Senti, l'ultima volta l'ho dovuto fare io, l'ultima volta l'ho dovuto fare io perché non c'era nessuno qua a casa mia, adesso ci sei tu. Quello sta mangiando! Uccidi quella merda! Senti, allora lo offro io il sushi, tu ammazza quello schifo. Ma è più grosso di me quella cosa. Puoi renderti paga utile una... dai. Non paga l'affitto quella roba. L'ultima volta era lì per terra, ok? Ci ho messo una vita a ucciderla. Me la fai fuori per cortesia, non con la scopa. Serve un'arma. Allora, se tu provi a toccarla con quella roba lì, lei se la prende, la indossa. Quindi fai altra roba. Guarda lì dove si è mossa! Ma poi queste cose non stanno ferme, si muovono, hai capito? E poi quando cade come ciò. Cristo Dio, che schifo. Guarda quanto è Madonna, è come l'altra, raga. Come c'è? Cioè, e poi cosa facciamo? L'ammazzi, l'ammazzi. Come? L'ammazzi. Ma faccio un Picasso. Pietro la uccidi. Allora, la uccido, faccio un Picasso sul muro. Spazzala fuori come, sì, ho fatto l'ultima volta. Ma perché devono rompermi il cazzo a me? Allora, era passato un mese. Non so cosa fare. Allora, noi possiamo fare in questo momento una strada che percorra con tutti i scatoloni, i tavoli, da qui alla porta. Ma si arrampica, capisci? Ma corre per la direzione più libera. Allora, facciamo la strada fino alla porta. Ma dammi una mano! Ma capito? Ma è uno schifo! Guarda che si muove, che merda! Ma stai ferma, che facciamo la strada! Ma poi come la tiri giù, capito? Che roba di merda. Dio. No, 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 no. Allora, fammi... No, non tocca a Madonna, che schifo. Se cade urlo, t'ammazzo. T'ammazzo se cade. Dall'altra parte, vai. Bravissimo. Porca vacca, che schifo. Aspetta, ma che schifo. L'ho presa. E ora? Io sto così a vita? Sì, stai lì. Mi piace come soprammobile. Dovevo ancora arredare quel punto, stai così. Apri la porta. Non so cosa devo fare. Allora, ascolta, se viene verso di me io la videocamera è tua, te la lancio. Fai cagare, sei una persona schifo. No, ti ammazzo. Ti spacco la faccia. Esci. Sta scappando fortissimo. Esci, esci. Dio, ma sei coglione? Ma nella vita che problemi hai tu? Aprimi la porta. Ma non riesco se ce l'hai lì. Ma è ferma, è ferma. Garantisco io che è ferma. Ora non più, ora non più. Coglione di merda. Esci, esci. Via, vuoi, via, via. Via, via. Ecco che non c'era, ci pensi? Oia bastarda. Signore e signori, l'uomo della mia vita. Divento gay, sì, mio marito. Io faccio la donna, ovviamente. Spazza via tutte le merde. Facciamo una cosa a tre con Selena. Che, come fai a mangiare dopo questa roba? Non sei scioccato dentro? Sì, sono scioccatissimo. Che schifo, Dio.
sono veramente scioccatissimo in questo momento. Comunque ragazzi, prima di concludere volevo parlarvi di una roba che molti mi state chiedendo. Ed è Favi, dove è finito il Favi risponde? Il Favi risponde, per chi non lo conoscesse, e praticamente io tempo fa rispondevo a delle domande. In realtà non è che è finito, è che io ho iniziato a fare dei vlog diversi, nel senso che adesso vloggo con la videocamera, vado in giro. A volte non c'è il Favi risponde, però se volete farmi delle domande io lo faccio. Fatemi delle domande con l'hashtag Favi risponde qua sotto nei commenti. Insieme al Favi risponde, ragazzi, ogni tanto facevo anche lo scartaggio dei pacchi, ed è da una vita e mezza che non lo faccio, quindi direi che possiamo fare uno strappo alla regola e strappiamo anche i pacchi. Grazie! Ci sono anche delle caramelle della dubbia scadenza, secondo me, perché veramente ce l'ho da una vita, però... Tesoro, grazie, non dovevi, però lo so che mi vedi magro, però le mangio io le cose, stai tranquillo. Allora, sentite, io sono un maschio comunque, volevo fare questa precisazione, perché molte volte mi regalate cose che potrebbero essere di dubbia provenienza, nel senso io sono un maschio, però grazie. Oh, ma che ma perché? Grazie di avermi inviato degli hentai poster. Lo appenderò in sala, che poi dovrò spiegarlo a mia madre, però. Ah, e come ultimo c'è anche un poster di Fairy Tail. Grazie, mica, è un pacco gigante. Quanta roba c'era qua dentro? Non era così grosso sto pacco. Non fraintendete, sempre fraintesi i miei vlog, sempre. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Concludo qua anche perché mi ricordo che ogni volta che scarto i pacchi devo poi mettere a posto, e questa è una cosa che non avevo tenuto conto, ed è per questo che ho smesso di scartare i pacchi. Perché quando vivevo coi miei ancora mi aiutava mia madre a mettere a posto, adesso col cazzo. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come se vi è piaciuto, lascio un commento e mi piace. Anche i vari social che come video sono nella descrizione. Se non siete riusciti, iscrivetevi, ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi.